presenti per un ideale, in silenzio per rispetto della nostra regione. In una domenica difficile per tutto il calcio abruzzese, recita così lo striscione esposto dai tifosi della Vastese presenti al comunale Villa San Filippo di Monte San Giusto, dove la squadra di Colavitto, unica abruzzese di D a giocare oggi, colleziona il terzo 0-0 consecutivo, impattando contro il quadrato Monticelli di Nico Stallone e vede la Fermana vittoriosa contro la Civitanovese prendere il largo. Non basta ai biancorossi il rientro in avanti di Bomber Prisco, unica variante nell'11 titolare rispetto alla partita contro il San Marino nel collaudato 4-3-3 di Colavitto. Stallone che recupera Sosi e Terrenzio rientrati dalla squalifica, ma che deve rinunciare ancora all'infortunato Pedalino e allo squalificato Aloisi, schiera un 3-4-3 con il tridente Wade, Filiaggi, Iotti. La gara si apre al quinto con una punizione di Negro in mezzo per Terrenzio che devia tra le braccia di Russo. Passano 3 minuti e gli ascolani più attivi in avvio si fanno pericolosi con Iotti che trova un corridoio sulla destra, ma al momento della conclusione preferisce mettere in mezzo per il compagno appostato sul primo palo, ma Mensah capisce tutto e salva dall'impaccio la compagine aragonese. Al quarto d'ora Filiaggi va in gol con un preciso diagonale, ma la rete viene annullata per posizione di offside. La partita è tecnicamente e tatticamente bloccata, con le due squadre ben messe in campo che si annullano a vicenda. Ne viene fuori un primo tempo sterile, nel corso del quale le due compagini non rischiano quasi nulla e i due portieri sono di fatto inoperosi. In avvio di ripresa buona pressione da parte della Vastese, che però fatica a trovare spazi per via dell'ottima disposizione tattica di un ordinato Monticelli. Ci vorrebbe un guizzo, un errore, un episodio come quello del quale però i biancorossi non riescono ad approfittare al 14esimo, quando il disimpegno errato di Pier Antozzi sul lancio in profondità di Tafili non rischia di favorire Galizia. Al 21esimo prova a farsi vedere anche Bomber Prisco, ma Marani si fa trovare pronto alla respinta in tuffo. Ma sul fronte opposto al 24esimo è Negro ad avere la grande occasione, quando sul corner di Iotti fa partire una gran conclusione a botta sicura, costringendo Russo alla respinta coi pugni sul primo palo. L'azione non è ancora finita e sugli sviluppi è sempre il fantasista arrivato nel mercato di dicembre a spedire di poco al lato. La ripresa sembra più vivace e la risposta biancorossa non tarda ad arrivare con la girata di Fiore, che però termina fuori. La gara tuttavia resta bloccata, allora i due tecnici decidono di cambiare qualcosa. Colavitto richiama a sé Galizia e Prisco per inserire Felici e Santoro. Stallone sostituisce Wade, Filiaggi e Bracciatelli con Iannascoli, Cocchieri e Giovannini. È proprio l'ingresso in campo di quest'ultimo dà maggiore vivacità alla manovra scolana. Al 42esimo il classe 95 crea scompiglio tra le maglie della Vastese, ritrovandosi a tu per tu con Russo. Provvidenziale è su di lui il recupero e l'anticipo in extremis di Campanella, che salva la Vastese spedendo in corner. Qualche minuto più tardi è ancora Giovannini a portare apprensione, ma gli aragonesi riescono a chiuderlo in out. In pieno recupero al 48esimo rimane strozzato in gola l'urlo dei tifosi biancorossi quando la gran botta dal limite di Felici fa la barba al palo per poi spegnersi sul fondo. Termina così con l'ennesimo pari senza reti per una Vastese che deve tornare a vincere se non vuole perdere ulteriore terreno dalle battistrada, ma che tutto sommato ci può stare per quanto visto nell'arco dei 90 minuti contro una delle formazioni più organizzate e tatticamente meglio disposte in campo del girone. Non è bastato il rientro di Prisco a questa Vastese, una partita giocata da due squadre in maniera tatticamente perfetta o quasi, avete rischiato pochissimo, sì, ma manca il gol. Ci siamo annullati, diciamo così, a vicenda, è mancato un po' di concretezza negli ultimi 30 metri da parte della mia squadra, comunque ci può stare, non è che quando si rientra... il girone di ritorno è un altro campionato, poi molte squadre comunque hanno imparato a conoscerci e quindi diventa un po' più dura, devi dare il 120% per arrivare in porta. Comunque non ho da rimproverargli nulla, in quanto abbiamo fatto la nostra onesta partita contro una squadra comunque di tutto rispetto, allenata bene e con ragazzi di qualità.
Io credo che la Vaftese è una squadra che ogni partita crea diverse palle gol. Ad esempio, io ho visto anche la partita di domenica Vaftese-San Marino, pur essendo finita 0-0, voglio dire, ci sono state sia da una parte che dall'altra 3-4 palle gol pulite da una parte all'altra, quindi il risultato poteva essere beffardo. È una delle squadre che crea più palle gol in assoluto. Oggi mi permetto di dire che probabilmente ha fatto un tiro nel finale in tutta la partita, questo a onore della disposizione tattica, dell'organizzazione, della benegazione, della bravura dei miei giocatori, che hanno dimostrato una capacità e una qualità ormai calcistica di questo nuovo modulo che stiamo interpretando in maniera molto positiva. A tutto questo direi che la squadra, oltre alla fase difensiva, ha fatto 3-4 ripartenze molto importanti, sulle quali c'è stata una grandissima parata di Valentini, secondo me un paio di tiri che sono terminati fuori di poco, e poi nel finale abbiamo avuto due palle gol con Giovannini che potevano farci sorridere. E in ogni caso, voglio dire, è stata una partita secondo me di categoria superiore, molto tosta, molto arcigna, più che di paura di perdere. Io direi due squadre ben organizzate che chiaramente concedono poco all'avversario, è l'avversario che non trova quella qualità di gioco che solitamente con altre squadre si trova.